Una tradizione che va avanti dal 1970, quella della messa di Capodanno celebrata in vetta al Pizzo Formico da Don Martino Campagnoni, responsabile del patronato San Vincenzo di Clusone. Ormai alla soglia degli 84 anni, Don Martino ha raggiunto ancora una volta la grande croce sulla cima a oltre 1600 metri di quota. Con lui hanno celebrato padre Eleuterio Bertasa, monfortano di Peia, e un sacerdote proveniente dall'India. Tra le persone che non hanno voluto mancare all'appuntamento anche il sindaco di Clusone Paolo Olini. Ma vediamo le immagini gentilmente concesse da Pierino Bigoni con uno stralcio dell'omelia di Don Martino. Oggi è la festa della maternità della Madonna, Madre di Dio, però nel Concilio Vaticano II è stata aggiunta, anche se non definita, Madre della Chiesa. Madre di Dio e madre della Chiesa, cioè che è nostra mamma. E avere una mamma che può tutto è una gran consolazione. Per cui rivolgiamoci alla Madonna. E mi viene in mente, ora un po' di poesia ci vuole, quello del canto 33° del Paradiso. Lo sapevo a memoria, ma adesso l'emozione mi gioca magari qualche brutto scherzo, e dico solo una frase. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senza ali. Cioè non possiamo volare, salvarci senza le ali che ci dona la Madonna, proprio le ali. E c'è una poesia, vedete, con quel sole qui mi si scalda anche il cervello e anche il cuore, quella di un poeta romano. Pensate, ne abbiamo uno, Madras dall'India, abbiamo anche da Roma, Singapore, lei Io Budapest. ecco. Allora, romano, di Trilussa che dice, della mamma mia mi diceva, quand'ero piccolino, ricordati figliolo, quando te senti veramente solo, tu prova a recitare Ave Maria. L'anima tua da sola spicca e vola e si solleva per magia. Ormai son vecchio, la vecchietta si è addormita da un po' di tempo, ma quel consiglio non l'ho mai scordato. Quando me sento veramente solo, io prego la Madonna benedetta. E l'anima mia da sola spicca e vola.